non riesco più a disegnare, c'è la mamma e il babbo in camera che stanno discutendo. Mi stanno lasciando. Dai Gisa, secondo me è il momento di ridere. Il momento giusto? Non è che ha capito qualcosa. Letto coloro qui. Però uffa, io non riesco più a disegnare, c'è la mamma e il babbo in camera che stanno discutendo. Vado a vedere che stanno dicendo. Io? Basta? No, lo voglio fare io, perché se no lo fate anche tu e poi non sente. Sì, ma non urlare, non ci facciamo sentire da lei però, eh? Ma è così. Oh, farò io o lo fare te? Basta, e basta. Avete sentito ragazzi? Il babbo e la mamma stanno litigando tantissimo. Ma non so se stanno litigando tra loro due o perché ce l'hanno con me. Sono proprio curiosa di sapere cosa sta succedendo. Ora li vado a spiare. A me la mamma mi sembra tutto ok, cioè benissimo. Oh, ciao Giorgina, che ci fai da queste parti? Che ci fai in cucina? Niente, passavo di qui. Allora visto che passavi di qui, mi vieni a dare una mano a lavare i piatti, amore, dai, almeno finisco prima. No, dai mamma, continua da sola che te sei bravissima, io vado in camera a giocare. Grazie, amore. Prego. Yeah, ci sono! Ma c'è difficile questo livello. Anche il babbo mi sembra tutto ok. Oh, Giorgia! Che ci fai qui? Niente, passavo di qui. Allora vieni qua, vieni a giocare con me che c'è questo livello che non mi riesci a passare, è difficilissimo. No, fai da solo, io vado in camera a giocare, ok? Ok, vai. Ce la faccio. Boh ragazzi, a me mi sembrava tutto ok. La mamma lavava i piatti e il babbo come sempre a giocare con quel Nintendo. Boh, forse sono io e mi sono preoccupata per niente. Tieni, andiamo a casa. Divertiamo di più? Sì, ok. Però uffa, mamma e babbo stanno litigando di nuovo. Vado a sentire quello che dicono. Ok, allora chi ha la valigia? La valigia. Però quando lei non ci vede, ma la tua telecamera non ci sente. Comunque lei lo deve sapere che stiamo facendo la valigia. Ho capito, però gli si può dire c'è il viaggio di lavoro, no? Sì, vabbè, sono via una settimana, che gli devo dire? Babbo! Dimmi Giorgia! Mi devi dire qualcosa? No! Sicuro? Sì Giorgia, sicuro! Sicurissimo? Sì Giorgia, se vuoi ti racconto una storia, che ti devo dire? No, ma sicurissimo? Sì Giorgia, ma allora, ma che hai oggi? No, non ti devo raccontare nulla Giorgia! Dai, fammi lavorare per piacere! Va bene... Mamma... Che c'è amore? Ti posso fare una domanda? Certo amore, che cosa mi vuoi chiedere? Ma te li vuoi tanto bene al babbo? Ma certo amore, ma che domande fai? Certo che li voglio bene al babbo. Al babbo e anche a te, cucciola. Sei sicura? Certo amore che sono sicura, ma che domande sono? Vai tranquilla, io voglio bene a tutte e due. Ok. Cinzia, senti un po', ma c'è la tua figliola che oggi fa delle domande strane e soprattutto la vedo che si comporta anche in un modo strano. È vero, c'hai ragione, è venuta anche da me e mi ha fatto un po' di domandine, ma non è che
ha capito qualcosa? Boh, non lo so. È vero pure che però prima in camera abbiamo un po' esagerato con la voce. Vero, hai ragione. Però dai, speriamo di no. Comunque, gli va detto. Bisogna trovare il modo per dirglielo. Dai Cinzia, secondo me è il momento di dirglielo. È il momento giusto? Siamo sicuri? Vabbè Cinzia, prima o poi gli va detto, o oggi o domani gli va detto. Ok, chiamiamola, Giorgia! Giorgia, vieni per favore! Giorgia! Ecco, adesso mi vorranno dire di sicuro che si vogliono lasciare! Giorgia, perché c'hai? Niente! Te sei fatta male? E dici che c'hai? Sono triste perché sto dicendo cosa mi dite. Te l'avevo detto io, l'ha capito. Ma come ha fatto a capirlo? Ma sono triste che state litigando in camera. Sì, Giorgio, ma non è che stavamo litigando. Stavo facendo la valigia, cercavo la roba e la mamma la roba non l'aveva né stirata né piegata e quindi mi ero arrabbiato. Io lo so perché devi fare la valigia, perché devi andare una settimana via di casa. È vero Giorgia, sto preparando la valigia per andare via una settimana, ma non vado via da solo. Uffa, ma allora anche la mamma va via e quindi io rimango da solo con la nonna, lo sapevo. Allora ditemelo che vi state separando. Ma no Giorgia, ma non ci stiamo separando, ma cosa stai dicendo? Giorgia, ti stavamo preparando una sorpresa. Quale sorpresa? Allora, come hai finito la scuola? È da tanto tempo che ci chiedi di andare al mare. Stavamo preparando le valigie, le mie, le sue e le tue, per quello che stavamo litigando in camera, perché non trovavamo la tua roba, per portarti domani al mare. Beh, ma che scherzo è? Ma che ho detto che è uno scherzo? Vai! Ma non è uno scherzo, ma da che cosa l'hai capito che era uno scherzo, Giorgia? Ma soprattutto, ma perché pensavi che io e mamma ci stavamo separando? Perché l'avevo sentito! Ma da dove ci hai sentito? Dalla camera! Ma eri dentro la camera? No, mi sentivo! Da dietro la porta? Ma non si sente bene, ma sa che cosa avrei capito, ma poi Giorgia? Non si ascoltano le persone dietro la porta! Non sorridere dietro la porta, ragazzi, non ridiate dietro la porta, non si fa! Comunque, non ci stiamo lasciando la mamma, noi ti vogliamo tanto bene, ci vogliamo tanto bene, cara, c'è un abbraccio. Per quello che stavi piangendo, amore mio. No, non ti lasceremo mai, ok? Stai tranquilla? Comunque ora vai dalla nonna. No! E voi ragazzi da casa, che cosa avete capito? Vedrò nei commenti. E anche oggi ragazzi abbiamo terminato un altro video con qualche malinteso della Giorgia. Mi vengo in mente certe cose. Comunque, se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti se non ancora l'avete fatto e soprattutto iscrivetevi al nostro canale e noi in famiglia, non separate ma insieme, vi salutiamo con un grande wow.